Nel quartiere di Bellocchi sorgerà una nuova scuola dell'infanzia. Il comune di Fano si è infatti aggiudicato un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di una nuova struttura che consentirà un ulteriore potenziamento dei servizi educativi. Una grande occasione con la quale sarà possibile dare una risposta a tutte quelle famiglie che fino ad oggi erano costrette a servirsi di asili nido ubicati nel centro città. Oggi una nuova notizia importante, è stata finanziata con la nostra copartecipazione una nuova opera importante, una scuola dell'infanzia 0-3 anni. Ci tengo a sottolineare e rimarcare questo aspetto perché questo sta dentro una nostra politica di estensione del servizio che è caratterizzata da un percorso ormai di anni di questa città, ma con questa nuova opera che ovviamente vedrà la luce nell'arco di alcuni anni, è la conferma di una strategia che cerca di chiudere il cerchio di servizi rivolti ai bambini 0-3 anni e alle loro famiglie in tutta la città. In questo caso è un quartiere popoloso come quello di Bellocchi che si integra con altri interventi già programmati e che aumenteranno e miglioreranno la qualità dei nostri servizi. La struttura verrà realizzata entro il 2026 in un terreno di proprietà pubblica, ma la vera sfida, ha precisato l'assessore Brunori, inizia oggi perché dovrà essere individuato soggetto vincitore dell'appalto entro il 31 marzo 2023. Siamo già impegnati in questa direzione, ha aggiunto, affinché con celerità vengano rispettate le tappe di questo percorso. Infatti le risorse legate al PNRR necessitano di velocità e di una tabella di marcia molto stringente. Ad entrare nei dettagli l'assessore Mascarin. Finanziamento che con il decreto 74 del 26 ottobre il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto al Comune di Fano ci consente un investimento veramente molto importante, un finanziamento di 1.392.000 euro per realizzare un nuovo servizio di nido nel quartiere di Bellocchi a fianco dell'attuale scuola primaria Tombari. Un intervento importante non solo per quel quartiere ma per tutta la città perché si parla di 3 sezioni, quindi 45 bambini che potranno essere ospitati in questa parte strategica del nostro territorio, aumentando di circa il 20% la capacità di accoglienza dei servizi di nido comunali su tutto il territorio di Fano. Una bella notizia per Fano, una bella notizia per Bellocchi e un riconoscimento chiaramente al Comune di Fano che ha avuto la capacità di mettere in campo un progetto valido che è stato riconosciuto come tale e di fare ancora una volta una scelta di investimento pubblico molto importante per rimettere i servizi educativi al centro dello sviluppo della città.